Si tratta anche un po' di dare quella veste sicuramente magari un pochino più adulta alla musica, però soprattutto alla musica rap, e quindi il fatto di questo brano che è happy da un lato, dall'altro il testo nasconde un po' delle incertezze che ci portano a vivere poi i rapporti e quindi sapere davvero se riusciamo a essere noi stessi, se riusciamo a esprimerci, quanto l'altro a volte ci opprime, ci sembra di essere sempre o un po' degli schiavi o dei padroni e si salta un po' tra questi due ruoli in maniera quasi nevrotica. E quindi è sicuramente un argomento un po' più adulto, però è anche per chi è più giovane che lo vuole analizzare, sicuramente le stesse cose accadono negli stessi isterismi di quando sei un po' più giovane. E quindi è bella questa contrapposizione di un andamento up tempo molto happy, però con dello struggle dentro, che poi è un po' quello che si cerca nella vita, la felicità in questo struggle costante. Semplicemente che Giacomo Mastroianni avevano trovato il nuovo standard dei sottotono, nel senso che comunque è una cosa, è la nuova musica rap. No? Nel senso che all'estero, negli Stati Uniti soprattutto, c'era un grande ritorno appunto degli anni 90, chiaramente in versione 2.0, e noi abbiamo cercato di rendere il tutto come succedeva per noi negli anni 90, il tutto su misura per noi, e quindi siamo sempre stati controtendenza musicalmente, ma in generale nel modo di porci, cioè stavamo anche all'inizio un po' sulle scatole alla gente, no? Per quanto fossimo sbruffoni e convinti di quello che valeva il nostro progetto, potesse valere il nostro progetto. Ci stiamo ripresentando così, diversi dagli altri. E questa cosa sta dando i frutti che speravamo, no? I frutti sperati, perché comunque la gente si sta accorgendo che c'è tanta musica molto simile, cioè nel senso c'è quasi la volontà e la necessità di uniformarsi a un suono standard. Noi che siamo sempre stati appunto gli scissionisti, in questo momento abbiamo detto, cioè quando abbiamo iniziato a lavorare abbiamo detto facciamo quello che ci piace. Facciamo le cose che escono dal cuore e non quelle che escono solo dalla testa. E sembra che questa cosa, fortunatamente, stia andando per il verso giusto. Ma il rap ha un po' quella funzione lì, soprattutto nei 90 era molto di impegno sociale e la musica poi rispecchia molto la società. Si pensava molto alla comunità, a creare un senso di comunità nei 90, oggi invece si pensa molto all'individualismo, ad assomigliare anche a quello che va di moda e davvero poi la musica riporta queste cose alla perfezione. Bellissimo secondo me il primo periodo, secondo me un mese all'anno non mi ricordo neanche come si chiama più, lockdown, ce lo siamo quasi Buon dimenticati. segno. Però secondo me un mese all'anno minimo dovrebbe essere quasi che ognuno se ne sta un po' a casa con la family, è stato secondo me davvero stupendo e un po' a volte manca. Dall'altro lato è mancato troppo il contatto con il pubblico, con le persone, anche una vita sociale che per un artista è indispensabile per essere creativo, perché in realtà poi almeno personalmente quando sono da solo tendo a chiudermi rispetto ad aprirmi e quindi c'è stata una continua ricerca all'apertura in questi 2 anni e quei pochi momenti che siamo riusciti a vivere di socialità, sempre chiaramente poi sono aumentati sempre di più per fortuna nel tempo, mi hanno fatto davvero capire come la musica racconta la società, racconta i tuoi rapporti e quindi è importante. E la mia paura invece è che si sia perso quella voglia di stare insieme, un po' per la paura anche nei più grandi, soprattutto perché i giovani appena c'è l'occasione sono a petto nudo ad abbracciarsi sotto il palco, anche adesso. Mentre invece nei più grandi spero che non sia nata un po' questa paura dello stare vicini e quindi i live secondo me saranno un bel test anche in questo senso, quanto anche perché gli adulti stanno un po'. Ora che c'è lo streaming e capiamo bene come la musica viene vissuta dal nostro pubblico, i grandi si dimostrano sempre molto disattenti e che è poco amanti o ricercatori di nuova musica. Sono più legati alla musica che li ha cresciuti, continuano ad ascoltare la stessa musica di sempre. Invece questo vuole essere un po' uno spronare da chi ha la stessa età a ricercare invece che c'è della musica bellissima che esce.
E lo streaming è una grande occasione di vivere questa passione settimanalmente. Non dal punto di vista di un artista ed economico, perché Kanye West, che Ovvio. non l'ha fatto uscire sui portali digitali il suo nuovo album, ha tutto il mio rispetto e il mio amore profondo e totale, perché purtroppo il sistema è sempre contro l'artista. Però dall'altro lato, poter avere ogni venerdì un sacco di musica nuova da ascoltare, è davvero, sono convinto e sicuro che chi ha la mia età non lo fa. Ed è davvero un peccato. Purtroppo sì, nel senso che comunque eravamo partiti, facciamo il disco e andiamo in giro a suonare. Tra l'altro il disco è uscito poi a giugno, quindi avremmo avuto tutta l'estate per andare a suonare sia pezzi nuovi che pezzi vecchi, c'era anche una grossa attesa. È stato spostato poi a marzo e poi a maggio, però questo non ci toglie la voglia di suonare, perché fortunatamente abbiamo anche incontrato dei musicisti molto bravi. Forse grazie anche al tempo, no? Alle cose, no? Che sono andate così, siamo riusciti anche a sviluppare uno show che ci permettesse di fare un salto anche negli anni 90, no? Prendendo spunto anche da cose di quell'epoca. Quindi adesso dobbiamo suonare a maggio, cioè, perché se no, se andiamo avanti, facciamo uno show, cioè, facciamo uno show di 10 ore. Quindi Bravissima, bravissima. fermateci, perché fateci suonare, perché sennò è un disastro.